Oggi noi siamo qua alla vigilia di eventi importanti, diciamo, per Ilva e quindi per quello che è stata poi la siderurgia nella storia del nostro paese, uno dei pezzi pregiati del nostro archivio industriale e del nostro futuro industriale. E io mi auguro davvero che le scelte che verranno fatte nelle prossime settimane siano scelte di grande rilancio, anche perché lo stabilimento di Genova di Ilva oggi, dopo i momenti passati, dopo gli accordi di programma, dopo quel pezzo di storia della città e della regione da cui nasce anche la società di Cornigliano, oggi io credo che possa avere anche un futuro. E quindi siamo qua oggi per ricordare un po' il nostro passato, costruire un pezzo di memoria, ma anche per impostare quello che deve essere il nostro futuro. In questi stessi stabilimenti in cui si forgiava l'acciaio che ha fatto grande l'Italia e l'Europa, si forgiava anche un pezzo di società italiana, perché le famiglie, le migliaia di famiglie che sono passate di qua, gli uomini, le donne, questo quartiere è stato, vuol dire, un pezzo di sviluppo e un pezzo di costruzione sociale del nostro paese tra le più importanti. Sarebbe, come dire, parziale ricordare solo la parte industriale, e da questo punto di vista io credo che sia un ulteriore orgoglio, così come l'acciaio forgiato negli alti forni e poi nei laminatoi e in tutta la catena della filiera produttiva, non pensare a quello che si è forgiato in termini di qualità democratica nel confronto in quegli anni difficili, in posti difficili come erano gli stabilimenti metalmeccanici industriali del nostro paese. Cornigliano, ma tutto il ponente genovese, ha dato moltissimo all'industrializzazione di questo paese, sacrificando parti importanti del suo mare. Oggi sarebbe da folli rinunciare a comunque delle lavorazioni che rappresentano la spina dorsale per la nostra economia. Non possiamo lasciare le nostre quote di mercato in mano ai tedeschi, né rinunciare a investimenti tecnologici importanti che possono rendere queste aziende non solo ambientalmente compatibili, ma garantire produzioni e posti di lavoro per i prossimi anni. Oggi c'è una necessità di avere laminati ad alta tecnologia per le nostre aziende, da Fincantieri a tutto l'automotive, è un valore aggiunto, c'è l'interesse anche degli americani di mettere e insediare qua a Genova importanti stabilimenti proprio in funzione di una filiera dell'acciaio e di una cultura dell'acciaio che per noi rappresenta un'eccellenza a livello mondiale. Oggi Ilva nel nord-ovest, Perno, lo stabilimento di Genova, produce oltre il 70% del valore aggiunto dell'azienda. Bisogna a testa alta dire che negli ultimi 7 anni sono stati fatti investimenti importanti, è stato ridotto l'inquinamento prodotto praticamente quasi a zero, rendendo la industria assolutamente a zero impatto ambientale. È chiaro che bisogna portare avanti le bonifiche, ridare aria e spazio alla città, ma garantire il fatto che questi stabilimenti rimangano qua e si possa garantire occupazione anche per le generazioni future.